230.000 pattuglie con circa 2 milioni e mezzo di ore di servizi preventivi, oltre 4.600 arresti e 23.000 denunce, il 77% del totale dei reati accertati o denunciati. Sono questi i dati relativi all'attività dell'Arma dei Carabinieri in Puglia, diffusi in occasione della cerimonia tenutasi a Bari per celebrare i 208 anni della fondazione e i 161 della Legione Puglia. Anche i carabinieri tornano a festeggiare tra la gente dopo anni duri legati alla pandemia, durante i quali le stazioni dell'arma sono sempre restate aperte, ha commentato il comandante della Legione Carabinieri Puglia, il generale di divisione Stefano Spagnol, offrendo così un contributo determinante sia per imporre l'osservanza delle prescrizioni adottate dal governo, sia per garantire l'assistenza necessaria a chi ne aveva bisogno. Nel corso della cerimonia, che si è svolta dinanzi alle più alte cariche istituzionali, un battaglione di formazione composto da 3 compagnie in rappresentanza delle varie componenti operanti sul territorio di Bari, unitamente alla fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura, ha reso gli onori proprio al comandante della Legione Puglia. 26 i militari, tra cui 4 comandanti di stazione, ai quali sono stati consegnati alcuni riconoscimenti perché particolarmente distintisi in delicate operazioni di servizio. Tra questi sono stati premiati anche 4 militari per l'intervento svoltosi ad Andria dal settembre 2019 al maggio 2021, che ha portato al sequestro di 80 milioni di euro.